Sono in prima linea per spegnere gli incendi che stanno devastando la Sicilia, tuttavia lavorano in condizioni molto precarie. Parliamo dei vigili del fuoco che quotidianamente devono far fronte a carenze d'organico, sedie e mezzi fatiscenti, persino nel loro contratto è scaduto da quasi 9 anni. Il problema è noto da tempo, ma nonostante gli appelli la situazione permane negativa soprattutto in Sicilia ed il riordino varato recentemente dal governo nazionale ha soltanto peggiorato le cose. Abbiamo incontrato a Catania, dove il comando provinciale dei vigili del fuoco è il terzo in Italia come interventi pro capite, un membro del coordinamento regionale dell'Unione Sindacale di Base, categoria che ha proclamato lo stato d'agitazione in Sicilia, che con ogni probabilità sfocerà nei prossimi giorni in uno sciopero. I problemi che noi lamentiamo sono ormai ben noti, la carenza di organico, il parco mezzi ormai di una vetustà accertata. Noi dobbiamo stare attenti che quando usciamo per andare a sfidare soccorso non rimaniamo a piedi, e questa è veramente una cosa scandalosa, perché è pericoloso sia per gli operatori ma per la popolazione soprattutto. Noi questo lo rivendichiamo, vogliamo la riclassificazione delle sedi, perché anche se facessero squadre aggiuntive come la Boschiva, che è una convenzione regionale, sono 14 squadre per tutta la Sicilia, ma è una cosa temporanea. Oggi noi stiamo lottando contro gli incendi, ma tra qualche periodo lotteremo anche contro le bombe d'acqua, perciò noi vogliamo la riclassificazione delle sedi, perché ricordiamo che Catania è terza in Italia come interventi pro capite. Noi facciamo un numero di interventi elevato ed esagerato, abbiamo il nucleo sommozzatore di Catania anch'essi primo in Sicilia, è uno dei primi nuclei in Italia che la notte è chiusa. Noi questo lo rivendichiamo. Il riordino è stato un vero e proprio fallimento. Ricordiamo che solo la USB non l'ha firmato. Siamo scesi in piazza ben 173 volte, abbiamo dichiarato anche gli stati di agitazione nazionale, regionali e provinciali. Allo stato attuale abbiamo uno stato di agitazione regionale e provinciale per rivendicare proprio queste criticità. Ricordiamo che abbiamo anche un numero esagerato di precari, secondi soltanto alla scuola, e degli di un concorso pubblico che stanno aspettando l'assunzione. Noi rivendichiamo e vogliamo che vengano fatte immediatamente le assunzioni per dare un respiro vero e proprio al soccorso e per dare sicurezza anche alla popolazione.